Questo è il terzo incendio che si verifica di una certa entità a Caltanissetta. Come vi siete organizzati come piano per fronteggiare questa calda estate che si prospetta? Noi continuiamo ad operare con le risorse umane, quindi con gli uomini e con i mezzi che abbiamo a disposizione durante tutto l'arco dell'anno. Abbiamo sì, per alcuni aspetti, una struttura che ci consente in tempi piuttosto rapidi di aumentare il personale o richiamando il libero dal servizio o raddoppiando i turni in ragione delle circostanze e delle evenienze, così come è possibile pure che vengano in ausilio nostro anche squadre da altri comandi più vicini, faccio l'esempio da Agrigento o da Enna in particolare, o dal Ragusano nella zona sud della provincia, nel Gelese. Però voglio dire, quando fa caldo qui, fa caldo anche nelle zone a noi più prossime, quindi i problemi sono in comune. Li dobbiamo gestire assieme alla componente aerea che oggi ovviamente ci consente ecco, di agire oltre che con sinergia ma con maggiore efficacia per questo tipo di incendi. Le problematiche più grosse, se devo sottolineare questo aspetto, sono quelle che riguardano le periferie della città, sono quelle che riguardano le zone fortemente antropizzate dove magari abbiamo la possibilità di vedere abitazioni e villini di pregio e però continuiamo a vedere lotti di terreno ancora pieni di erbacce, strade di penetrazione piccole, strette, con i bordi pieni di erba. Quindi non bisogna curare solo l'orticello proprio, però cercare di trovare modo e maniera di come dire, difendersi anche dagli incendi, in questo caso con le opere precauzionali che io ritengo non solo debbano curare gli enti locali perché è una loro competenza, ma anche i cittadini, anche con un atteggiamento diverso rispetto a questo tipo di problematiche e con una sensibilità diversa.